è perso i guanti. Guardate, niente sciame. Li avremo uccisi tutti. Guarda, faccio il rompivalle e dico, non credo proprio. Ho imparato una cosa combattendo le locuste. Il fatto che non le vedi non significa che non ci siano. Sbrighiamoci ad arrivare in cima. Ah, finalmente, la via giusta per arrivare in cima. Andiamo! E che bella scaletta. Cosa c'è? Bell, non guardare giù. Non lo farò. Non lo farò. Sul serio, è meglio se non guardi. Ok, non è che in realtà tu vuoi che io guardi giù. Forza, ci siamo quasi. Deficiente. Oh, porca vacca. Oh, porca vacca. Oh, porca vacca. Sì, il concetto è chiaro. Ma ti smetti? Fanculo, andiamo giù e basta. C'è un altro modo di farlo. Cioè cercando aiuto? Lei non può aspettare. Ehi, se non fermiamo queste cose, allora moriranno tutti nel raggio di 1000 miglia. Non solo tua madre. Quasi tutte le persone delle quali mi importa sono già morte. Te lo ricordi? Sì, me lo ricordo. No, non credo a quello che sto per dire. Papà, hai modo di chiamarlo? Non da qui. Se facessimo da lì? Può funzionare. Andiamo prima che l'eruzione diventi peggiori. Se il tuo amico non può aiutarci, tornerò qui. Anche sola, se necessario. Se lui non può aiutarci, allora noi saremo al tuo fianco. Lecca culo! Scherziamo! Ora dobbiamo sfuggire a un'eruzione di vento! Se passiamo la diga, ci salviamo dallo Stormwall! Che bello! Andiamo, muoviamoci! Segreto? Da quella parte, Sion! Porca vacca, sono due! Ne ho tentato uno! Capito? Granata! Questa parte si cavalca così. Ma fa l'arco bello mirare, fa tutto l'arco. Ti vedo! Tornatevi sotto terra! Parte! Cosa credo? Lo sciame non finisce mai! Sì, e quell'eruzione sta peggiorando. Dovremmo aspettare. Non possiamo, non sappiamo quanto sarà lunga la tempesta. Azione! A riparo! Oh. È stata bravura. E ora ci sono i droni! Eliminateli! Via libera! E adesso? Ora passiamo! Catapulta! Ehi, torretta! Merda, si è nascosto! Non ho visuale! Qualche idea! Ehi, dammi una mano! Da sotto tutto massacrato. Cosa fai? La bestia d'assalto è fuori uso da anni. Vale la pena tentare. Spero che le bombe di questo affare funzionino. Lancio ancora.
sempre alla stessa distanza. Siamo! Torretta distrutta! Spararlo più tardi. Credo che abbiano troppa carica, attenzione! Non ci credo, ha funzionato! Andiamo! Sì! Occhio droni! Ha un'autostima. Udrapta. Beh, se la barca fa acqua... Vai sull'altro lato! E poi inizia la musica, dai. Fantastico! Sì, la mia arma. Andiamo con la tempesta e iniziamo con lo sciame. Davvero? Attenzione, cecchino! Dove? Sperando a random. Uno screamer! Ragazzi, dobbiamo andare, la tempesta sta peggiorando! Dai, corri, corri, sono pronta! Occhio! C'è un nido! Occhio! Pronta all'azione! Ho un drone! È nido! Ok, al prossimo! Guarda come corre io! Arrivato lo Stormwall! Forza! Raggiungiamo quella sottostazione! Io sto volando all'indietro! Oh, non mi ha beccato una, non mi ha beccato una! La forza è vicina! Però nel trailer aveva messo qua che usciva il carrier. Minchia che macello pure. Restiamo un po' qui dentro. Che ne dite? Io? Proprio qui. Collezionabile. Bene, una centrale elettrica senza energia. Non è ironico. L'ho già preso. È una rottura, sì, ma in realtà non è ironico. Forse la corrente non arriva fino a qui. Dobbiamo risolvere la cosa. Se la sottostazione è scollegata, lo è anche la torre radio che ci serve per chiamare rinforzi. Prendo io. Marcus, questo tuo rinforzo, sei sicuro che ci aiuterà? Sapeva che avrei potuto avere bisogno di lui. Qui con le spugne. Qua? Ci resta che aspettare e vedere, no? C'è la rampa. No, quello che ha rapito Ray. Lo so. Non c'è lavoro. È lui. Cosa? Chi? Quello che ha preso mia madre. Ora lei è dove deve stare. Kate, non ascoltarlo. Dimmelo subito, dov'è mia madre? Il cammino per arrivare da tua madre passa da me. Ecco. Non è che c'è la palla al posto del mezzo. Sparate alle croste! Fate fuoco sulle croste! Trasformatore aperto, dobbiamo sparare al nucleo! Non funziona, troviamo un altro modo per farli male! Ok, le bolle sono esposte! Aprite il fuoco! Capito? Ehi, ti ha fatto male? Ci sono
tutte le palle di sparo io nelle palle ora. Ok, ho sparato nelle palle. Smetti qui. Il bunker. Poi si vede che non ha le cuffie. Voi dello sciame siete connessi, eh? No. Molto bene. Guarda. Allora. Sì. Trasmetti questo messaggio. Ci riprenderemo mia madre. E vi faremo esplodere dando fuoco a quel fottuto alveare! Le speranze sono poche. Ma di sicuro se giochi meglio di Nexel te, quindi. Vabbè. Però se Nexel ci... cioè non voglio rubarci il fottuto, ci mancava lui. Poi Nexel, da quello che so, aveva in mente che doveva fare un team con altri. Finn, per quanto ami le nostre chiacchierate, no, adesso ho da fare. Hai detto che non so cosa sta succedendo. Allora, perché non mi illumini? Forse qualcuno ha capito che i qui presenti non affrontano. Si è buggato il suono, tipo sta parlando ancora il... Meglio tardi che mai. Ecco la mia proposta. Andiamo tutti a Nuova Efira e voi mi spiegate esattamente che succede. Tipo, da me c'è scritto ecco la mia proposta e il GD sta ancora parlando. Sì, è piuttosto ovvio. Quello che è ovvio è che i miei sforzi di tenere unita la nostra società sono l'unica speranza contro quello che c'è là fuori. Tu credi davvero alle cazzate che ti escono dalla bocca, non è vero? Meno male, perché sei l'unica. Tenente! Non sono il tuo cazzo di tenente! Diciottesimo robot. Mmm, che buono l'olio. Cioè non so che cosa messo, però. Cioè, non so, non la cosa mi viene a terra tra un secondo vuol dire che sto... ho folle se muoio. Ah, è vero che posso cambiare? Capito? No, facile, ma che cazzo è? Che cavolo è successo a Cinque? Non lo so, ne parliamo dopo. Dobbiamo raggiungere quella torre radio. Aspettate, avete sentito? Sì, Gina a quanto pare non è venuta da sola. Che succede? Le teste di latta di Gina attaccano lo sciame. Le teste di latta. Quindi lasciamo che se la sbrighino da sola. Granate ovunque. Aprite il fuoco. Vaffanculo, sta porta con un calcio, lo rompeva Marcus. Ma è diventato eccola, vecchio. La torre radio, c'ha l'ernia alla schiena. Allora, cosa è successo al bot di Jimmy? Penso sia stato colpito dagli aculei di quel Pouncer. Come avrà fatto? Forse con un campo bioelettrico? O con un canale ionico voltaggio dipendente. Sì, avrebbe senso. Munizioni. No, io non voglio. Oltre, questo massimo spennale. Da qui non si passa. C'è un altro modo. Apriamo la porta. Ma guarda, bella stanza. Una vecchia fabbrica di centauri.
centauri. Avevi anche tu questi catorci? Non erano male. Forse un po' stretti. Come si rompevano sempre. Da come ne parli erano una schifezza. Sì, forse. Ma sono stati efficaci. È atterrato uno col drop. Ora vanno a me! Guarda un altro saio! Prendi in giro! Prove a terra! Grazie guardi, sto froggi! Sento dietro le pezzi gaiolo! Sono ferito! Prendi! Da dietro! Sì, ti meglio! Bene, è finita. Ora cerchiamo una via d'uscita. Mantella quel nido! Torretta! Ah, ed eccolo in toppo! Riparatevi! Drone a terra! Immagino che c'è buco. Idea! Ah no, buonissimo. Basta fare il cucchino con le segali. La batti. Oh shit. Ti vedo. Ti rianimo, però? Sono a terra. Fatto da solo. Io sono da solo. Uno in meno. Ok, papà, sei pronto a fare quella telefonata? Sono pronto da fare anch'io. Aspettate qui. Ehi, papà, aspetta. Senti, digli che un paio di lancer in più non basteranno, che è decisamente meglio evitare i bot. Non preoccuparti, si inventerà qualche cosa, come fa sempre. Parte del trailer, shit. Ci circondano. Porca vacca, per poco ci restavo secca. Scusa. Rinforzi in arrivo. Quanto tempo ci vorrà? Abbastanza perché ci serva questo. No. Guarda che incrocio. Oh shit. Oh, quello potrebbe far male. Ce n'è anche una a sinistra. Stanno preparando le armi pesanti. No. Ma questo io invece lo sento a sinistra. No, il centro! No, non è la sinistra, al centro! Sto pensando sopra la destra. Che vuole salire! Papà, dove cavolo è? Arriverà! Muori! Girati un attimo, girati un attimo, guarda le barriere, guardati, guardati le barriere. Ti incrociato. Eccola, vedo il segnale. Andiamo al punto. Fughiamo. Che cazzo di luce è? Incredibile, sembra tutto libero. No, cavolo. Devi smettere no. Di dire certe cose. Dico sul serio. Che dici? Tutto libero. Ma dai, bel modo di portare sfiga. Stai scherzando? No, non sto scherzando. C'è mai stata una volta in cui è stato tutto libero? Di solito non credo che la sfiga c'entri con le vere probabilità. Ma in questo caso... sono d'accordo, non dirlo. Ok, tutto questo è ridicolo. Guardatevi attorno. È tutto libero. Marcus, e dai, cavolo! Papà, non so, diciamo che mi hanno convinto. Veramente ho appena portato sfiga, me ne occuperò io stesso.
Ora andiamo al dannato punto. Collezionabile. Ce l'avevi te? Sì. Vabbè, non era tanto difficile. Sento però che sarebbe venuto all'incrocio più avanti. Si avvicina qualcosa di grosso. Ehi, Marco! Con tre! Dire il vero? Sono piccoli. Mini DB.